Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo. Noi ti adoriamo. Adoriamo Lui. Adoriamo Lui, Gesù Cristo, alleluia, Spirito Santo. Egli è degno di essere lodato e glorificato, solo Lui, solo Gesù Cristo. E noi siamo qua per dare il nostro culto, la nostra adorazione e ci vogliamo prostrare con l'anima nostra davanti a Lui per adorarlo. Gloria a Gesù Cristo. E mentre noi siamo qua per adorarlo, egli ci riempie col suo spirito, ci riempie con la sua vita. Gloria a Gesù Cristo. Riconoscilo, riconoscilo nel nome di Gesù Cristo. Accomodatevi, coro. Alleluia, Spirito Santo. Prima Re, capitolo 20. Prima Re, capitolo 20. Dice la scrittura che tutto quello che è scritto è figura ed ombra. Tutto quello che è avvenuto nel passato, che sembrano fatti storici, dice per noi che siamo nel presente, sono figure ed ombra. Figure ed ombra del presente. Significa che gli avvenimenti di allora, oggi, si trasferiscono, li possiamo vedere nello spirituale. Sono figure ed ombre. I servi del re di Siria gli dissero, Prima Re, capitolo 20, versetto 23. Gli dèi di Israele sono dei dèi di montagna, per questo ci hanno vinti. Ma diamo loro battaglia in pianura e li vinceremo di certo. Questi erano i servi del re di Siria. E tu fa questo, leva ognuno di quei re dal suo luogo e mette al loro posto dei capitani.
Formati quindi un esercito pari a quello che hai perduto, con altrettanti cavalli e altrettanti carri. Poi daremo battaglia a costoro in pianura e li vinceremo di certo. Quando il nemico pensa di poter ordire contro la causa del Signore. C'è un passo della scrittura che dice: ci potranno fare leghe contro di te, potranno dire e fare leghe contro di te, ma io non sono con loro. Guardiamo qua che cosa avviene. I siri che vogliono combattere il popolo di Israele. Egli accettò il loro consiglio e fece così. Questi erano i servi che parlavano del re di Siria, e il re di Siria accettò. L'anno seguente Ben-Hadad fece la rassegna dei siri e salì verso Afek per combattere con Israele. Anche i figli di Israele furono passati in rassegna e provveduti di vivere, quindi mossero contro i siri e si accamparono di rimpetto a loro. Parevano due minuscoli gregge di capre di fronte ai siri che inondavano il paese. Allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: così dice l'Eterno, giacché i siri hanno detto: l'Eterno è Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quante volte abbiamo avuto lotte, combattimenti, e abbiamo visto che queste lotte sono delle lotte, sembra, insormontabili. Prove come montagne non scalabili. Quanti problemi dobbiamo affrontare che sembrano che sembra impossibile vincere. Ti stai ritrovando in qualche prova che sembra che non c'è la via d'uscita? Guarda che qua il popolo di Israele dice che erano come due minuscoli greggi di capri contro, dice, una pianura distesa di siriani. Parevano due minuscoli greggi di capre di fronte ai siri che inondavano il paese. Versetto 29. Dice: stettero accampati gli uni di fronte agli altri per sette giorni. Il settimo giorno si impegnò la battaglia e i figli di Israele uccisero dei siri in un giorno 100.000 pedoni. Il rimanente si rifugiò nella città di Afek, dove le mura caddero sui 27.000 uomini che erano restati. Anche Ben-Hadad fuggì e, giunto nella città, cercava rifugio di camera in camera. I suoi servi gli dissero: ecco, abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi. Lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi e delle corde al collo e usciamo incontro al re di Israele. Forse egli ti salverà la vita. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo il popolo di Israele.
Noi oggi siamo il suo popolo. Ed egli è con noi, fratelli. Ancora di più, per come si è manifestato col popolo di Israele, ancora di più si manifesterà attraverso di noi. Se noi abbiamo la fiducia in Lui e abbiamo questa fede in Lui di manifestare attraverso di noi la sua persona. Il popolo di Israele rappresenta il popolo di Dio. Israele fisico è il popolo di Dio, era il popolo di Dio a quei tempi, scelto dal Signore. Ma non era alla pari come potenza con gli stranieri. Non era alla pari di forza con gli stranieri. Dice, quanti problemi stiamo affrontando e che magari avverranno, ma il Signore ci sta preparando affinché noi rimaniamo fermi in Lui, perché Egli è la nostra parte. Se Egli è con noi, noi siamo più che vincitori, così è scritto, più che vincitori. Lode Gesù Cristo. Non è un chiunque studia arte della guerra. Quello che è avvenuto e che possiamo leggere sia indietro sia in avanti dei miracoli di Dio, non è l'arte della guerra che ha vinto contro i nemici del popolo di Dio. Dice, affinché egli conoscono che c'è un Dio in Israele. Al versetto 28 dice, così dice l'Eterno, giacché i Siri hanno detto, l'Eterno è Dio di monti, non è Dio di valli, io ti darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine. E voi conoscerete che io sono l'Eterno. Gloria a Gesù Cristo. Hai superato qualche battaglia anche tu? Hai superato qualche prova nel nome di Gesù Cristo? Hai superato qualche prova in maniera miracolosa? Chi l'ha superata qualche prova? Così, per dare gloria al Signore. E quindi hai visto come tutto è possibile a chi crede nel Signore. Tutto è possibile. Se tu ci credi, tu puoi superare qualsiasi prova. Se noi crediamo nel Signore, possiamo superare le prove. Perché Egli è venuto per renderci approvati. Egli ci vuole rendere approvati davanti a se stesso. Ci vuole fortificati. Gloria a Gesù Cristo. Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono dal re di Israele e dissero, il tuo servo Ben-Hadad dice, ti prego lasciami la vita. Acab rispose, è ancora vivo? Egli è mio fratello. La quale cosa presero quegli uomini per buono auguri e subito vollero accertarsi se quello era proprio il suo sentimento e gli dissero, Ben-Hadad è dunque tuo fratello? E gli rispose, andate, conducetelo qua. Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo fece salire sul suo carro. E Ben-Hadad gli disse, io ti restituirò le città che mio padre tolse al padre tuo. E tu ti stabilirai delle vie in Damasco, come mio padre se ne è stabilito in Samaria.
Ed io, riprese Acab, con questo patto ti lascerò andare. Così Acab fermò il patto con lui e lo lasciò andare. Allora uno dei figliuoli dei profeti disse per ordine dell'Eterno al suo compagno: ti prego, percuotimi. Ma quelli non volle percuoterlo. Allora il primo gli disse: poiché tu non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, ecco, non appena sarai partito da me, un leone ti ucciderà. A quei tempi si viveva l'ubbidienza, la sottomissione in questa maniera. Ma poni bene la tua mente su quello che io ho detto all'inizio. Tutto quello che noi stiamo leggendo è figura ed ombra del nuovo. Figura ed ombra del nuovo. Avviene nello spirito oggi. Per noi. Sia le promesse di vittoria, sia il frutto della disubbidienza. Quello per non avere ubbidito al profeta fu ucciso dal leone. E non appena quegli si fu partito da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Poi quel profeta trovò un altro uomo e gli disse: ti prego, percuotimi. E quegli lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada, cangiò il suo aspetto mettendosi una benda sugli occhi. E come il re passava, egli si mise a gridare e disse al re: il tuo servo si trovava in piena battaglia, quando ecco uno si avvicina, mi mena un uomo e mi dice: custodisci quest'uomo. Se mai venisse a mancare, la tua vita pagherà per la sua, ovvero pagherai un talento d'argento. E mentre il tuo servo era occupato qua e là, quell'uomo sparì. E il re di Israele gli disse: quella è la tua sentenza, l'hai pronunziata da te stesso. Allora quegli si tolse immediatamente la benda dagli occhi, e il re di Israele lo riconobbe per uno dei profeti. E il profeta disse al re: così dice l'Eterno, giacché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, e il tuo popolo per il suo popolo. E il re di Israele se ne tornò a casa sua triste ed irritato, e si recò in Samaria. Lode Gesù Cristo. Interessante. Interessante quello che stiamo leggendo. Lode Gesù Cristo. Meglio questo o come si chiama? Come si chiamano le ultime? Segreto. Questa è rivelazione. Quello è segreto. Lode Gesù Cristo. Dio ci sta parlando questa sera. E noi stiamo ricevendo, ognuno di noi, secondo la sua portata, secondo il suo livello, sta ricevendo. Anche la piccolina riceve lo stesso, pure se tutti ricevono, ognuno il suo. Io mi ricordo che appena iniziò a camminare mio figlio Joshua, lui intonava canti che cantavamo qualche anno prima. Chi si ricorda? Perché dentro, nel grembo di sua madre, ascoltava i canti. Tutti ricevono.
Lode Gesù Cristo. Or dopo queste cose avvenne che Nabot di Israele aveva in Israele una vigna presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto di erbaggi, perché è contiguo alla mia casa e in sua vece ti darò una vigna migliore. O se meglio ti conviene, te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab: mi guardi l'Eterno da darti l'eredità dei miei padri. E Acab se ne tornò a casa sua triste e irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israele: io non ti darò l'eredità dei miei padri. Si gettò sul letto, voltò la faccia verso il muro, non prese cibo. Allora Isabel, sua moglie, venne da lui e gli disse: perché hai lo spirito così contristato e non mangi? Quegli le rispose: perché ho parlato con Nabot di Israele e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se più ti piace ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. E Isabel, sua moglie, gli disse: sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, prendi cibo, sta di buon animo, la vigna di Nabot di Israele te la farò avere io. E scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò col sigillo di lui, le mandò agli anziani e ai notabili della città di Nabot che abitavano insieme con lui. E in quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo. Mettetegli a fronte due scellerati, i quali depongono contro di lui, dicendo: tu hai maledetto Dio e il re. Poi menatelo fuori di città, lapidatelo e così muoia. La gente della città di Nabot, gli anziani, i notabili che abitavano nella città, fecero come Isabel aveva loro fatto dire, secondo che era scritto nelle lettere che ella aveva loro mandate. Bandirono il digiuno, fecero sedere Nabot davanti al popolo, i due scellerati vennero a mettersi a fronte e questi scellerati deposero così contro di lui dinanzi al popolo: Nabot ha maledetto il Dio e il re, per la quale cosa lo menarono fuori dalla città, lo lapidarono, sì che egli morì. Poi mandarono a dire a Isabel: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Isabel ebbe udito che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: levati, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, che gli rifiutò di darti per denaro, giacché Nabot non vive più, è morto. E come Acab ebbe udito che Nabot era morto, si levò per scendere alla vigna di Nabot, prenderne possesso. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia, il Tishbite, in questi termini: levati, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che sta in Samaria. Ecco, egli è nella vigna di Nabot, dove è sceso per prenderne possesso. Lode Gesù Cristo. Guarda come opera il Signore. Un re ingiusto, senza giustizia. Una persona che ha calpestato e che calpestava il diritto, la parola, il prossimo. Ma il Signore non sta in silenzio. Non manda il fuoco dal cielo, non manda tuoni, manda un suo servo. Manda un suo servo. Elia. Gloria a Gesù Cristo. Manda Elia.
Lode Gesù Cristo. Allora, la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il Tishbite in questi termini: levati, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che sta in Samaria. Ecco, egli è nella villa di Nabot, dove è sceso per prenderne possesso. Egli parlerà in questo modo: così dice l'Eterno, dopo aver commesso un omicidio, viene a prenderne possesso. E gli dirai: così dice l'Eterno, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno pure il tuo proprio sangue. Acab disse ad Elia: mai tu trovato nemico mio? E Acab se la sentiva. Guarda Acab come vede il servo di Dio: nemico mio. Lode Gesù Cristo. Acab. Lo spirito di Acab, che non è lo Spirito Santo, vedeva Elia come un nemico. Lode Gesù Cristo. Quando Satana perverte il cuore delle persone, sai come vedono i servi di Dio? Nemici. Se tu servi il Signore, se desideri, se decidi di servire il Signore, t'accadrà anche questo. A me è accaduto, accade anche oggi. Ormai chi è nel Signore, però c'è un fatto: che Dio ci dà la vittoria. Il Signore è con Elia, è il Signore che manda Elia per combattere quello spirito. Lode Gesù Cristo. Ingiusto. Ma chi era ingiusto? Acab o Elia? Però Acab vedeva Elia, dice: il mio nemico, un mio nemico, mi viene contro, mi sei nemico. Nemico? Servo di Dio ti è nemico? Sia mai. Lode Gesù Cristo. Elia rispose: sì, ti ho trovato, perché ti sei venduto. Signore, Acab, che era re di Israele, era messo là dal Signore. Dio gli aveva dato questo ruolo, questo incarico, questa responsabilità. Guarda, sorge Elia, servo di Dio. Vedi, c'era un servo di Dio. E Dio manda i suoi servi. Gloria a Gesù Cristo. Servo di Dio deve avere il coraggio di annunziare la parola, anche se è contro la sua testa. Prendi un martello, dai, subito. Schiaccia. Per favore, quando entrate dentro il culto, chiudete. Chiudete. Staccate la batteria. Così non respira. Perché il momento del culto è un momento delicato nel rapporto con Dio.
Dio ci sta parlando e noi dobbiamo dare tutto quello che noi abbiamo a Lui in questo tempo. È un tempo dedicato a Lui, quindi, perché Egli è anche un fuoco consumante, perché se ci accostiamo a Lui con indolenza, Egli ci consuma, ci brucia. Quindi accostatevi a Lui con zelo, con animo, secondo il suo ordine. Quando diamo il culto, diamo il culto. Quando siamo fuori, fuori. Lode Gesù Cristo. Il nostro deve essere sì, sì, no, no. Quello che noi facciamo deve essere pienamente. Un vero cristiano è così, non è né caldo né freddo. Dice, i tiepidi verranno vomitati. Dice che il Signore li vomita. Proprio, che cos'è il vomito? Quindi, o caldo o freddo. Lode Gesù Cristo. Ti ho trovato perché ti sei venduto. Sei un venduto. Non scrivo più. Però io ho scritto queste cose. Lode Gesù Cristo. L'ho pure gridato questa parola. Sei un venduto. Se sono un mandato di Dio, a chi l'ho detto, deve avere un po' di timore. Ti ho trovato perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Perché il re di Israele è un servo di Dio. Quando Saul pensò che lui era re di Israele perché era bravo, era un buon politico, un buon re e uno che ci sapeva fare, e questo lo portò a disubbidire al Signore. Un giorno dice che si prese l'onore che non gli spettava, quello di ufficiare del sacerdote, mancando Samuele. Andò lui a ufficiare. Non era mandato, non era stato chiamato. E questo il Signore se lo ricordò. Poi commise altri peccati per giungere al punto di disubbidire palesemente al Signore. E com'era la sua disubbidienza palese? Con le scritture? Con chi? Con chi rappresentava il Signore? Il profeta. C'era un profeta. Egli, disubbidendo al profeta, stava disubbidendo al Signore. Il profeta gli disse: vai, che il Signore ti ha dato nelle mani quel popolo. Il re uccide e distrugge tutto. Ma lui poi pensò, dice, ma il re è un amico, c'è amicizia potente, gli armenti, le pecore, i buoi hanno un valore, perché li devo uccidere? È meglio se me le porto. E il profeta udì nell'accampamento, dice, belar di pecore, dice, e disse Samuele: odo un belar di pecore, che cos'è? E lui disse: sai, secondo me non era giusto uccidere, era meglio portare questo bene, ci arricchisce, ci rende più ricchi, ci rende più forti. E quello chi è? Dice, non è il re
Sì, ma sai, lui è sempre un re, è sempre un personaggio, sai, tenerlo come amico è un amico. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore gli imputò questa disubbidienza. Poi l'ultima disubbidienza è stata che si ribellò così forte al profeta che gli strappò il mantello. E quando gli strappò il mantello, il profeta si voltò e gli disse: come tu hai strappato il mio mantello, oggi ti viene strappato il tuo regno. Dio si è già costituito, proprio disse così, si è già costituito chi deve subentrare come re. Ma ancora doveva andare a scegliere il re, eh? Re Davide. Ma Dio l'aveva già scelto, l'aveva già visto. Ecco, dice, là c'è uno che ha un cuore secondo me. Secondo il cuore di Dio, era uno che era ubbidiente. Sai com'era Davide? Ubbidiente e sottomesso al Padre. Perché l'ubbidienza e la sottomissione non è in maniera eterea. Devi avere qualcuno al di sopra, un'autorità a cui ubbidire. E dice che Davide era ubbidiente al Padre. E stava curando il gregge della famiglia. Lo curava lui, il più giovane di tutti. Lode Gesù Cristo. E poi vediamo che nella sua vita, nella sua giovane età, dice che combatté contro l'orso, contro il leone, ed aveva vinto perché il Signore era con lui. Dice: io ho già strappato le pecore dalla bocca del leone e dalle fauci dell'orso. Lode Gesù Cristo. E io, dice, prenderò la vita di quel nemico, di Golia. Lode Gesù Cristo. Sii forte e sii coraggioso, perché il Signore è con coloro che hanno coraggio. Se tu hai coraggio, il Signore è con te. Se tu lo invochi, Egli è con te. È Lui che ci fa vincere le battaglie, non è la nostra sapienza. Questo ci dice la Scrittura. Se Lui è con noi, chi può essere contro di noi? Elia rispose: ti ho trovato perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò via, sterminerò dalla casa di Acab ogni maschio, schiavo, libero, che sia in Israele, e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia, perché tu mi hai provocato ad ira e hai fatto peccare Israele, hai fatto peccare Israele. Quanto più Dio ci dà, ricordatevi questo, tanto ci sarà ridomandato. Il peccato di Acab era ancora più grave perché era re e stava facendo peccare il popolo di Israele. Capite quando Dio dà una responsabilità? Tanto quanto Egli ti dà, tanto quanto ti sarà ridomandato. Lode Gesù Cristo. E tanto più alto è il tuo grado, tanto più grave è il peccato. Lode Gesù Cristo. Dice: poiché tu hai fatto peccare il popolo, io distruggerò tutta la tua progenie. Lode Gesù Cristo. Anche riguardo a Isabel, l'Eterno parlò e dice: i cani divoreranno Isabel sotto le mura di Israele. Quella che aveva ordito tutto
Il Signore conosce ogni cosa. Tutto è nella conoscenza di Dio. E nulla gli può sfuggire, nulla. Quei d'Agab che morranno in città saranno divorati dai cani, e quei che morranno nei campi saranno mangiati dagli uccelli del cielo. Guarda, Dio sta maledicendo tutto quello che era in autorità ad Agab, perché si era comportato male davanti a Dio. Lode Gesù Cristo. E veramente non c'è mai stato alcuno come Agab che si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, perché vi era istigato da sua moglie Isabel. Ma lo dice nel Nuovo Patto, nel libro dell'Apocalisse, a una delle sette chiese il Signore dice: poiché tu hai tollerato Isabel, ti verrà tolto, dice, quello che hai, poiché tu hai tollerato Isabel. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E Agab, vedete, è come Adamo ed Eva. Adamo disse al Signore: ma io, e lei, Eva, mi ha dato la mela, che ne so io? Vedete, questa è una risposta che nel tempo, io negli anni, ho sentito. Dice: che ne so io? La mela me l'ha data Eva. Ma il Signore imputò ad Adamo il peccato. Infatti è il peccato di Adamo. Lode Gesù Cristo. Dice: non c'è stato nessuno come Agab che si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, perché era istigato da sua moglie Isabel e si condusse in modo abominevole andando dietro agli idoli. Era scaduto in quanto alla fede, era diventato un idolatra. E in Ezechiele ci parla dell'idolatria del cuore. Ezechiele capitolo 14 parla dell'idolatria del cuore, dell'orgoglio. L'orgoglio è idolatria. Il peccato dell'orgoglio è il peccato del diavolo. Come avevano fatto gli amorrei che l'Eterno aveva cacciati dinanzi ai figli di Israele. Quando Agab ebbe udite queste parole, si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco, digiunò, dormiva involto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia, il Tishbite, in questi termini: hai tu veduto come Agab si è umiliato dinanzi a me? Poiché egli si è umiliato dinanzi a me, io non farò venire la sciagura mentre egli sarà vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Lode Gesù Cristo. E poi a casa possiamo continuare. E noi possiamo vedere le gesti del popolo di Israele, di alcuni re, di questo re ingiusto che fece peccare il popolo di Israele.
E noi abbiamo visto prima che Dio gli dà la vittoria, Dio dà la vittoria al popolo di Israele, non per la potenza che c'è nell'esercito, non nel potere economico, ma perché il Signore è dalla parte del popolo di Israele. Lode Gesù Cristo. Dio ci darà la vittoria se scegliamo come nostro Dio Lui, se lo scegliamo nelle parti, quando siamo nelle prove, se noi lo scegliamo, Egli è con noi e ci darà la vittoria, fratelli. Sceglilo come tuo Dio e tuo Salvatore, sceglilo nelle tue battaglie giornaliere, sceglilo nelle cose importanti della tua vita ed Egli ti darà la vittoria. E poi il Signore ci manda un monito di non fare come Acab, di non replicare le geste di Acab, di non prendere il modello di Acab, rigettato dall'Eterno, uomo chiamato da Dio, venduto. Egli era stato messo dal Signore, ma poi il Signore attraverso il servo gli dice: tu ti sei venduto. Lode Gesù Cristo. Nell'incarico che aveva ricevuto, aveva ceduto al nemico. Aveva iniziato ad adorare gli idoli. Non adorare gli idoli. Non ti far indurre ad adorare nessun idolo. Soprattutto l'idolo di te stesso, la tua persona. Non ti fidare neanche del tuo cuore. Confida nel Signore, non nel cuore dell'uomo, non nel tuo cuore. Confida nel Signore, perché in Lui c'è la salvezza, in Lui c'è la vittoria. Gloria a Gesù Cristo. Non c'è il tempo per leggere il prosieguo, ma è una bella lettura, è una bella storia. Perché poi vediamo il re di Giuda e il re di Israele. Il re di Giuda che è un re giusto, timorato di Dio, che cerca il Signore prima di fare qualche cosa. Chiede ai profeti, cioè si sottomette al servo di Dio, re, si cerca la parola del Signore attraverso il suo servo, prima di andare a combattere, prima di operare. Lode Gesù Cristo. Impariamo a sottometterci al Signore, ad ascoltare la sua parola, a ricevere la parola che Dio manda attraverso i suoi servi. Che Egli vuole dare a ognuno di noi l'indirizzo che produce vita, salvezza e benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.